Alban intervistato a Matrix gela Romina e dice: "Il mio pensiero è diverso dal suo". Albano Carrisi il 15 giugno è stato ospite del programma Mediaset Matrix e ha risposto alle domande del conduttore Piero Chiambretti. L'artista ha parlato della sua vita, della sua carriera e dell'ex moglie Romina Power. Il cantante ha preso le distanze dalle recenti dichiarazioni rilasciate da Romina all'intervista di Maurizio Costanzo. I fan che speravano che il cantante pugliese avesse ritrovato l'armonia sentimentale con la cantante statunitense amatissima in Italia sono rimasti delusi. Albano, parlando di Romina, ha usato parole fredde. Albano Carrisi ha sostenuto di essere stupito dall'interesse mediatico suscitato dal ricongiungimento artistico avvenuto dopo 19 anni tra lui e Romina Power. Il cantante ha asserito che la sua vita privata da troppo tempo sia protagonista delle riviste di gossip, dichiarando testualmente: "Il troppo storpia". Piero Chiambretti. Riferimento alle dichiarazioni rilasciate da Romina Power a Maurizio Costanzo, ha riproposto ad Albano la parte dell'intervista in cui l'attrice americana asseriva di non avere mai cessato di amare l'ex marito. Albano ha espressamente dichiarato che i sentimenti personali non andrebbero resi pubblici ma preservati, evidenziando una presa di distanza dalla dichiarazione d'amore. Inoltre Albano ha aggiunto una frase che non ha lasciato dubbi sui suoi sentimenti per la Power, affermando di avere un pensiero diverso da quello dell'ex moglie. L'artista con queste parole ha posto un punto a tutte le dicerie pubblicate negli ultimi mesi. Il rotocalco di Gossip Nuovo soltanto qualche settimana fa aveva ipotizzato che i due ex coniugi, dopo la fine della relazione tra il cantante e Loredana Lecciso fossero sul punto di risposarsi. Le riviste e siti avevano pubblicato interviste, messaggi incrociati e dichiarazioni, volte ad avvalorare la tesi di un riavvicinamento sentimentale tra Albano e Romina. Inoltre su Instagram un video pubblicato da Yari Carrisi che immortalava Romina con un anello sull'anulare aveva creato nei fan della coppia l'illusione che si trattasse di un pegno d'amore e molti avevano creduto che i due ex coniugi Carrisi fossero sul punto di rinnovare i voti matrimoniali. Non solo questa notizia si è rivelata completamente falsa ma sentire Albano prendere le distanze da Romina ha fatto cadere la tesi dell'amore ritrovato da entrambe le parti. Albano ha inoltre commentato la sua decisione di ritirarsi dalle scene. Albano, sempre durante Matrix, ha confermato di essere in rapporti amichevoli con Vladimir Putin. Ha però negato che il presidente russo sia stato l'artefice del ricongiungimento artistico con Romina Power, spiegando che l'idea era nata da un impresario russo. Albano ha confessato che la decisione di tornare a cantare con Romina dopo 19 anni di lontananza aveva in un primo tempo creato in lui molti dubbi in quanto non si fidava dell'ex moglie. La diffidenza iniziale però è stata ampiamente superata e il cantante si è detto felice di essere ciò che è con pregi e difetti compresi. Rispondendo alle domande poste da Piero Chiambretti l'artista oltre ad avere posto un punto fermo alle voci amplificate dai giornali di gossip che davano imminente la celebrazione di nuove nozze tra lui e la figlia di Tirone Power, Albano ha parlato dei suoi problemi di salute. L'artista ha spiegato di avere ricevuto segnali molto seri dal suo corpo che lo impongono a ritirarsi a vita privata,
non negando di poter tornare sul palcoscenico dopo essersi ristabilito.